L'autotrattamento Reiki. Molti pensano che l'autotrattamento Reiki abbia qualcosa a che fare con l'esoterismo, cioè io impongo le mani su di me, mi escono i lampettini dalle dita e mi guarisco. In realtà l'autotrattamento Reiki è un grossissimo e validissimo aiuto a carattere interiore, psicologico, se così vogliamo dire. La nostra mente è spesso immersa in pensieri autodistruttivi, le bollette del telefono, del riscaldamento, le litigate con i vicini di casa, con i figli, i genitori, le arrabbiature, le ansie, le paure, e non riusciamo ad indirizzarla dove vogliamo noi, veniamo assaliti dai pensieri. L'autotrattamento Reiki è perciò un esercizio di autovisualizzazione guidata con l'aiuto dell'imposizione delle mani per fare in modo che la nostra mente venga educata ad obbedire ai nostri comandi piuttosto che ad essere la nostra padrona. Con l'autotrattamento Reiki io chiedo alla mia mente di vedere, di visualizzare delle cose che le dico io di visualizzare e quindi la addestro a pensare a ciò che a me piace. Se ogni giorno mi alleno con 10, 15, 20 minuti di autotrattamento Reiki, quindi con autovisualizzazioni guidate, con l'aiuto dell'imposizione delle mani, ecco che durante la giornata, nel momento in cui mi assale un pensiero autodistruttivo, di rabbia, di rancore, di gelosia, di invidia o qualche ricordo del passato che mi ha fatto male o paura del futuro che mi fa altrettanto male, io posso indirizzarla su pensieri che decido io in quel momento e che mi fanno stare meglio. Ecco perché non è un gioco da bambini il mettersi lì con le mani a visualizzare tramonti, orizzonti, il mare, la luna, eccetera, eccetera. È un'educazione della mente, è un modo come un altro per addestrare la mente a pensare quello che desidero io, a pensare quello che desideri tu. È come dire di notte quando sogni non ti scegli i sogni, vieni sognato. Se arriva un incubo non lo decidi tu, non ne hai il controllo. E la stessa cosa vale per i nostri pensieri. Per questo c'è un detto tibetano che così recita: quando sei con gli altri, stai attento a quello che dici perché potresti ferirli. Quando sei da solo, stai attento ai tuoi pensieri perché potresti ferire te stesso. L'autotrattamento Reiki quindi è un'educazione a sollecitare il pensiero e ad indirizzarlo dove noi vogliamo. E in questo momento pieno di tribolazioni, di paure, di ansietà, di preoccupazioni, è importante saper indirizzare la mente dove vogliamo noi, quindi pensare anziché essere pensati. E l'autotrattamento Reiki ci può aiutare tantissimo in questo. Se vorrai venire a farmi visita, sarò ben felice di accoglierti. Se ritieni che questo video possa essere di aiuto anche a qualcun altro, grazie di cuore per la condivisione.